Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Bentrovati su Globus Radio Station da Antonella Guglielmino e Sara Russo. Oggi notizie dal mondo, parleremo di cronaca, cultura, spettacolo e molto altro ancora. Con le nostre notizie che sono sempre le più curiose e le più intriganti. Catania al vertice, il riferimento per lo sport del distretto sud-est. A Palazzo Platamone è il primo congresso delle 17 società consorziate e il sindaco Enzo Bianco ha nominato gli atleti ambasciatori di Catania nel mondo. Siamo fieri di essere figli di questa città e promettiamo davanti al suo primo cittadino di essere atleti modello, sempre pronti a onorare e amare Catania. Un impegno serio, sentito e concreto, quello degli oltre 2000 atleti delle 17 società sportive di Catania, al vertice a Palazzo Platamone lo scorso 13 ottobre, di fronte al sindaco Enzo Bianco, in rappresentanza dell'intera cittadinanza. Undicesima giornata nazionale del turismo lento, trekking urbano da record. Tantissime le adesioni, da nord a sud l'Italia riscopre e celebra i 100 anni della Grande Guerra. Sono 37 le città italiane che partecipano all'edizione 2014. Anche Amelie, Ascoli Piceno, Fermo e Manciano si sono uniti ai comuni che daranno vita alla giornata nazionale del turismo lento. Domani, 31 ottobre, torna il programma di appuntamenti, aperture straordinarie, itinerari costruiti sul tema scelto per l'edizione 2014. Ricordare e ripercorrere la nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra. Laboratorio delle professioni, progetto anticrisi. Il presidente degli architetti ha riunito attorno a un tavolo i presidenti delle principali professioni tecniche, dagli ordini di Catania a un modello virtuoso di reazione alla crisi, un esempio di best practice. Un solo interlocutore, competente, credibile, chiaro e rappresentativo. Un laboratorio delle professioni messo in piedi dai presidenti delle principali categorie tecniche che avanzi proposte e soluzioni in alternativa alle proteste, alle polemiche, agli slogan silenti e sempre più spesso inascoltate dai vertici.
E ancora Ebola a New York, si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il presidente Obama e Ban chiedono ai paesi maggiore impegno contro il virus. Intanto in Italia il vicepresidente della CIMIT, Antonio Chiriani, raccomanda attenzione ai rapporti sessuali. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunisce a New York per discutere della minaccia posta dal virus Ebola, che ha già fatto oltre 4.000 morti. Una riunione che segue di poche ore l'appello lanciato alla comunità internazionale dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, dal Segretario Nazionale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, entrambi d'accordo nel ritenere che la comunità internazionale si deve impegnare maggiormente per rispondere in maniera incisiva al problema. Ben Harper e The Innocent Criminals si riuniscono. Ben Harper e The Innocent Criminals, armati in tutto il mondo, tornano a esibirsi il prossimo marzo a Fillmore, a San Francisco, a 7 anni dal loro ultimo concerto. Si riuniranno per ben 4 concerti al Fillmore Auditorium di San Francisco. Gli show avranno luogo il 25, 26, 27 e 28 marzo 2015 e vedranno la band leggendaria riunirsi per la loro prima performance dallo scioglimento avvenuto nel 2008. Grazie, tutto questo e molto altro ancora su www.globusmagazine.it. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick.